Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Quest'oggi, Cat Quest. Siamo riusciti a finire la missione di Kara Loft e oggi iniziamo una nuova missione, il sentiero per camminare sulle acque. Questo ci permetterà di andare sulle acque, che è una cosa che ci manca. Ok, iniziamo la missione. C'è urgentemente bisogno di camminare sulle acque. Cercasi aiuto il governatore. Perfetto. Ecco come raggiungeremo quel drago, esatto. Quindi parliamo con lui, questo forzuto marinaio. Siete qui per l'avviso per quella missione gattastico. Ah, fantastico, ok. La mia micia mano destra, Puss, avrebbe dovuto indagare sulla facoltà di camminare sulle acque, ma è scomparso. Ah, ok. Puss sarebbe mano destra nel senso il braccio sinistro, il braccio destro, quelle robe lì, l'amico, la spalla, quelle robe lì. Scomparso. Sì, c'è un enorme mostro d'acqua che voglio sconfiggere. Sta mangiando tutti i miei pesci. Sta rompendo tutte le mie barche. A cosa serve una città dello Zamporto senza barche e pesci? In effetti è una bella domanda. Cosa ne faremo noi di una città sul porto senza barche? Se troviamo Puss, che il nome è bruttissimo, puoi insegnarci anche a camminare sulle acque? Certo, possiamo camminare sulle acque insieme. No, insieme no, da solo sì. Ok, va bene. Ok, amico, cerchiamo Pusso. Quindi Puss, si trova. Sveniamo, così salviamo. Così non dobbiamo ripetere in caso di morte violenta, certa. Cosa ho fatto? Ah. Spero di non aver cambiato nulla. Ogni volta mi dimentico sempre. Vediamo chi c'è qui. Non è qui, provo da qualche altra parte. Tutu, cucù, c'è qualcuno? Non è neanche qui. Accidenti, dovrebbe essere Puss. No, l'abbiamo trovata. Aspetta, sto rivelando una strada traccia. Oh, questa dovrebbe essere la traccia di Puss. Quando cammina, lascia queste tracce odorose e bruttissime. La traccia si divise. Si divise, sto diventando dislessico con questo gioco. Se solo ci fosse un modo per sapere quale sentiero giusto. Tosse, esegui uno zoom. Tosse. Ah, tipo. Ok. Cioè, tipo, è stato un consiglio tipo. Zoom. Zoom. Ok. Sì, vediamo se riusciamo. Ah, vero che avevamo potenziato il tutto qua. Vero, vero. Cioè, tipo, ti stai suicidando? Sì, è suicidato. Ma questo ci abbiamo parlato? La città di Zamporto, bene. È qui. Chiediamo ai cittagatti se hanno visto Pusso. Allora, primo, svengo, mi rialzo, vado da lui e gli dico: ah, Pusso è andato nei campi Gattibiti 3 giorni fa, ma non è ancora tornato. No, 3 giorni. Ormai potrebbe essere anche morto, cioè. No, dai, morto no. Il problema è che quel sentiero lì è quello pericoloso. E c'è anche le antiche rovine. Esatto, qui ci fanno malissimo. Via, via, via. Eccolo qui, Pusso. Shh, silenzio. Eh? Eh? Sei Pusso? Scusa? Sto studiando come quei mostri galleggiano. Sei scomparso per 3 giorni, il governatore ci ha mandato a cercarti. 3 giorni? Allora sarà meglio che vada, gattini, ci vediamo alla città di Zamporto. Queste sono le quest che adoro di più. Qua ci siamo già stati. Ah, prendiamo quella cosa. Uè, 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 uè. Questa che livello è? 35, facciamola. Esatto, così stai zitto un po', eh. Via. Via. Ta, ta, ta. Oh, guarda chi c'è.
Ok. Poi distruggiamo tutta questa robaccia. Via, via, via. Madonna, c'è il fuoco che è veramente bello. Mi piace la... la magia del fuoco è veramente sorprendente. Allora, andiamo sopra, strisciando come delle serpi. Qua c'è qualcosa, no, eh? Unilaterale. Vado, ma qua c'è un casino mostruoso. Via, yeah. Ok. Devo fare per forza così, così uccido tutti piano piano. Perché qua hanno sbaragliato la strada, c'è uno sbaraglione qua. Ok. Fanno anche un po' male. Ci stava seguendo. Strano, di solito non seguono. E via. Questo non vuole morire. Morto? Aspetta, facciamo così, che nel frattempo vado a prendere questa roba. Bravo, nel frattempo che tu muori. Livello 38, signori. Stiamo salendo velocemente. Intanto facciamo così. Già ci ho visto che ci vuole la chiave. Che bello che li spingo indietro. Titti titti titti. Trick. Titti titti titti. Waia. Trick. E ballacche. Prendiamo questa. Cosa ci sarà mai all'interno? Ah, la mazzuola. La chiave. Beh, l'abbiamo completato. Abbiamo completato anche questo dungeon. Via. Quindi a questo punto parliamo con questo qua. Lo so, vorrei per poi andare in quel mondo nuovo, il mondo ghiacciato. Ma c'è anche il mondo del nord lì. Ci siamo stati però. Ah, ciao. Questi sono quelli là che non riuscivo a uccidere. E invece adesso si uccidono. Vediamo se c'è qualcosa qua dentro. No, no, no. Vabbè, torniamo indietro. Vediamo se riusciamo. Sarebbe bello, figo, ucciderli. Senza farmi beccare. È un test di prova. Che fanno malissimo questi qua. E io sono troppo basso. Sicuramente morirò e dovrò rifare tutto da capo. Cioè, ci stai provando, Iota, eh? Dai, su, coraggio, fatti ammazzare. Ma come scappano sti cosi? Nah. Ti dare un altro colpetto. Esatto. Altri due colpettini. Aia.
Ce la facciamo? Non lo so. Secondo me ci fa malissimo alla fine. È un continuo recupera mana e cura. Aia, aia, no! Ce l'avevo quasi fatta. Li avete visto quanto gli mancava? Pochissimo. E io come un deficiente. E va bene. Dove dobbiamo andare? Nel lago. Nel lago? No, non è nel lago. Dovevamo andare lì nella città portuale di Sbrembolos. Perché, vedi, quasi parte, poi sconfiggi il dragone. Però ancora no. Uh, 5.000. Non ce li ho, li ho spesi tutti. Uè, ma proprio così incavolato tu, eh? Cioè, sì, ci siamo. Dovrebbe essere questa la città, no? È questa? L'ho sbagliata? Mi sa che l'ho sbagliato. Era l'altra. È il ponte, scusa. Ho sempre sognato di navigare in alto mare. Odio l'acqua e il pelo. Ok, era l'altra strada. Torniamo indietro. Ciao, drago. Sì, è il nostro prossimo drago. Qua. Camminiamo. Qua c'è la spiaggiona. Facciamo un po'... Laviamoci i piedi. Su. Qua c'è qualcosa? No, ma tu da dove è spuntato questo? Cioè, tutto ad un tratto è poppato così. Plop. Ciao, sono... Ok. E la fusione. Mi serve aiuto con il problema del camminare sulle acque. Ci vediamo al molo Pusso. Eccolo qua, Pussone. Ho bisogno che portiate questi ingredienti ai maghi e chiediate loro di mischiarli. E chiediate loro. E perché ha bisogno di noi per questo? Loro odiano Pusse. Così da tanto tempo è cominciato tutto con quel cristallo del faro. I maghi avevano inventato un prototipo per camminare sulle acque, ma era incompleto. Io ho studiato la formula e sono in grado di migliorarla con la scienza. Sì, quei maghi odiano la scienza. Per tutti i mici. Mi ha orfetto, lascia fare a noi. 15. Dobbiamo andare lì. Salvataggio, perché come avete visto muoio abbastanza spesso. E andiamo. Per nuove mirabilanti avventure. Dobbiamo andare lì. Giriamo. Facciamo tutto il giro. Adesso questo mi spara per la miele perché è un aggrone. Guarda. Faccio così, faccio prima. Mi ricuro. Ti do altri due colpi e sei morto. Così la smetti di rompere le scatoline. Madò. Ok. Tanto adesso ripoppa subito. Forse. Aspetta, prima di andare lì. Recuperiamo vita e mana. Vai verso nuove strabilianti avventure. C'è qualcosa qua? No. Li vedi i banditi? Perché sono qui? Coraggio, vediamo se riusciamo a eliminarli uno ad uno. In teoria sarebbe un attacco stealth, tipo. Sono scarsi. Io volevo attaccarli da dietro, invece no. E quei banditi non ci hanno visto arrivare. Insomma.
Gatto mago, sei lì dentro? Yeah, mi avete eliminato quei bambini, quei bambini, quei bambini. Avete eliminato, rubano le nostre cose per quei dannati maghi furfanti. Ben, potresti restituirci il favore combinando questi ingredienti, per favore, allo? Questo sembra familiare, a cosa vi serve? È qualcosa per il governatore. Ah, allora va bene. Il mago ti dà una boccetta pozione. Boccetta pozione. Vabbè. O pozione boccetta. Non lo so. Questo ogni volta è qui. Spawna sempre. Ok, così la smette di spawnare. Sono, questi qua sono veramente forti a questo lato qua, cioè, sono coriacei. In quella zona lì sono coriacei, in quel bivio lì. Che bello che non ti blocca nulla. Questo gioco è fatto bene. Qualsiasi cosa fai, pietre, sassi, vedi, truc, 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 ci vai sopra, non succede nulla. Ed è buono per quello, perché ogni tanto, sai, hai bisogno di un po' libertà, di... Questo è un giochino così per divertirsi, rilassarsi, è divertente. Dai la boccetta di pozione a Pusso. Splendido. Non dovrei metterci molto a finirla, ma io lo volevo subito. Ho anche una succosa ricompensa. Ascia dal Ranger. Ho visto un 18 però nell'ascia da Ranger. Aspetta. Allora. Io ci ho equipaggiato questa. Che fa? Dov'è? Qua. 6, 11 attacco. 19, 18, 14. Cacchio, è più forte. Questa. L'ascia da Ranger. 19, 18. Abbandoniamo la spada di gioielli di famiglia, che è bella, che è livello 2. Peccato. 14-15. Aspetta però, 14-15. Questo dà vita e attacco. Questo dà scudo attacco. Questo dà vita attacco. Ci teniamo la vita attacco. Già, ordina. Ok, abbiamo la vita da Ranger. Salvia! No, la vita da Ranger. Vabbè, quella... Sì, non so come si chiama quell'arma. Aspetta, come si chiamava? Ordina per... Ha un po'... Ascia da Ranger. Ok. Attenzione, i maghi furfanti. Sono nascosto dentro. Andate al governatore Pusso. Oh mio micio Dio, cos'è questo pus? Successo pus? I maghi furfanti hanno saputo della facoltà di camminare sulle acque e stanno cercando di fermarlo per il bene della purezza della magia. Cosa possiamo fare per dare una mano? Stanno venendo a cercare pus, dobbiamo proteggerlo. Ci penso io. E poi li pulisco io. Si puliscono da soli. Pizzette, Caterina. Vabbè. Vabbè, quello è un mago furfantole. Il governatore eretico ha chiesto aiuto sangue di drago? Vediamo come te la cavi. Bafforza o amico? Eh? Vabbè. Oh, è morto. Mostra la tua forza. Ok. Poi? Vabbè, questi qua si uccidono molto facilmente perché non hanno assolutamente vita. Allora, facciamo così. Uno e due. Ci recuperiamo un po' di mana. Grazie. Ce ne sono altri. È meglio che sai fare. Ho quasi esaurito il mana. Sei nella cacca. Però quella mossa di ho quasi esaurito il mana ci fa pensare che dobbiamo recuperare mana. Quindi lo recuperiamo. Ah no, quel furfante è scappato. Seguiamo.
Ok, segui Anci. Aspetta che recuperiamo anche la corazza. Ok. Oh, mi state prodando la caccia. E certo, prima eri tu, adesso siamo noi. Hai visto come si ribalta la situazione? La situazione si ribaltano così. Fusavore, lasciatemi andare, volevamo solo mantenere il cristallo, farlo puro. Miao Pus sta usando il cristallo per il prototipo per camminare sulle acque. Il cristallo è un oggetto magico e non dovrebbe mai essere usato per la scienza. Show, via di qui, via. Ah, abbiamo finito? Dobbiamo tornare indietro. Maghi furfantoni. Guardalo, com'è fiero. È un fiero gatto. È pronto. Deve riposare un po' per reagire correttamente. Vi informerò nuovamente. È una ricompensa da parte mia. Attenzione, livello 39. Il balletto per il livello 39. Vediamo un attimo. Perché ci ha dato un corpetto. Questo ci dà 15 di attacco, ma ci toglie. Noi in questo momento abbiamo 83 e 557. Però questo secondo me è più forte. Ci toglie 12 punti di vita, però 11-12, io direi così. Ok, poi questo per adesso è il più forte. Sì. Ok, così abbiamo l'equipaggio più forte. Equipaggiamento. Dai, Yota, ogni tanto parli una cosa giusta. Non storpiare sempre le parole. Il miracolo. Camminiamo finalmente come Gesù Gatto. Siamo al molo, il governatore. Ah, scusate, mi ero compenetrato del cartellone. Ottima notizia, la pozione sta funzionando, ma siccome ho usato il cristallo del faro, occorre un gatto che sa più usare la magia. Io. Pare proprio che debba dare un'occhiata io, eh? Non importa, sono certo che il sangue di drago vorrà. Camminare sulle acque sì. Gatlendido, posizionati in un'area aperta e prendi questa dose. Tipo qua. Bevi la pozione nella provetta. Hai sbloccato la facoltà di camminare sulle acque. Attenzione. Sono così elettrizzato, proviamola. Coraggio, coraggio. Quindi l'abbiamo fatta. Ah no, dobbiamo semplicemente camminare sulle acque adesso. Ma no, ma vieni. Oh mio Dio, stai camminando sulle acque. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Oh, per Digibug, vai. Lo sapevo. E ricordati che il governatore aveva un problema con un mostro marino che rompeva le sue barche. Che ne dici se gli restituiamo il favore? Il mostro marino? Qual è? È qui. Certo. Ah, ma sono questi? Ah, torniamo indietro a dargli la notizia. Ma io posso andare in giro per il mondo adesso. Rotolanzi, rotolanzi. Ciao! Governatore, quel mostro marino non romperà più nessuna barca. Ottimo lavoro, ora siamo amici per la pelliccia. Prendete questo come ricompensa, tornate quando volete. Ok, eliminiamo il drago. Yeah, balletto sulle acque. Per il livello 40. Quindi, praticamente, lui ci ha dato questo. No, ci ha dato questo forse. Non lo so più. Però si è aperto un mondo. Ma se io vado sempre di qua, fino a un certo punto poi si ferma, no? Cioè, dovrebbe fermarsi, no? O ci fa andare all'infinito? Ah, ecco, qua secondo me si è fermato qua. Sì. Abbiamo trovato la fine. Ok. Ma questo ci fa pensare che ci siano parti nascoste nel gioco. Vai, vai. Ok. Allora.
Beh, il pesciolino muore. Quindi, adesso che possiamo fare questa cosa qua, qui abbiamo finito tutto. Facciamo una dormitina, anche se non serve. Potremmo sconfiggere. Io voglio uccidere questo qui prima, però. Cioè, proprio. Vedevo, mi piaceva e lo volevo sconfiggere. Ma adesso possiamo andare ovunque. Ma domanda, se io attacco questo, così lui viene nelle acque? No, ma è overpower sta cosa. Esatto. Cioè mi aggro i mostri e me li uccido così. Ok, perfetto. Tagliamo, tagliamo, tagliamo. Dunque, qui c'era un save da qualche parte? Sì. Facciamo così. Aspetta, che c'è troppa gentaglia qua. Via. Salviamo. Svenendo come delle bestie. Andiamo qui. Srotola, srotola. La carta igienica srotola. Ci proviamo, ragazzi. Vediamo un attimo cosa succede. Vabbè, intanto facciamo un po' di danno a questi e li uccidiamo. Uno e due. Aia! Dai, 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 dai! Vai, Mariano, vai! Perché dici ste cose? Teo Teocoli quando faceva le imitazioni. Via. 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 Via, 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 via. Tanto recuperiamo tutta la energianza. Ok. Dai, 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 che ce la facciamo. Sì, basta riconoscere i pattern. Aia. Aia, è congelato. Adesso siamo un po' più lentini. Via. Via. Via, 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 via. Questa ce la prendiamo. Va bene. L'abbiamo distrutto, signori, signori, abbiamo distrutto. Ce l'abbiamo fatta. Fuori un'altra. Lama gelata. Yeah. Ok, rimane solo un drago alle torri di guardia. Come solo uno? Li abbiamo già fatti fuori tutti? Ma veramente? Non mi ricordo. Cioè, veramente? Non me lo ricordavo. Bene, dopo questo drago e dopo aver salvato due volte svenendo davanti alla porta di casa, io direi che per oggi è tutto e alla prossima, ragazzi. Bye bye!